evento che lascia il segno. Radiomodellisti di mezza Italia, tutti raggruppati alla pista verde di Fener per partecipare al campionato italiano WISP. Immersa nel verde del Parco del Piave, la pista, dopo un grosso lavoro di restyling ad opera dei volontari, sta riscuotendo sempre maggior successo, tanto da attrarre l'attenzione anche degli organizzatori regionali e nazionali. Siamo al campionato italiano WISP per la categoria 1-8 pista. È la prima volta che a Fener viene assegnato un campionato di tale importanza, che è un campionato in prova unica. Chi uscirà vincitore oggi sarà decretato campione italiano assoluto per l'anno 2017. Siamo orgogliosi che la federazione ci ha assegnato questa gara così importante, ci premiano così dell'impegno che abbiamo profuso quest'anno, degli sforzi anche economici per riasfaltare il circuito, e la larga presenza di piloti ha fatto sì che il campionato sia veramente bello combattuto. Abbiamo tre categorie in gara, abbiamo appunto la 1-8 pista, la 1-10, una scala leggermente più piccola, e la 1-8 2WD, che è solo a trazione posteriore. Queste tre diverse categorie si giocheranno oggi appunto questo importante trofeo, questo campionato italiano, e Fener oggi ospita effettivamente mezza Italia, perché dall'Emilia Romagna al Piemonte abbiamo il direttore di gara che arriva da Salerno addirittura. Quindi mezza Italia del modellismo oggi è impegnata nella nostra pista, e a noi ci rende solo orgogliosi di questo risultato. Una pista ultimamente rinata. Sì, ci stiamo impegnando tanto, ce la stiamo mettendo tutta, perché questa nostra piccola perla, perché effettivamente, bisogna essere onesti, è un po' piccola rispetto alle altre piste d'Italia, però immerso in un contesto che non è eguagliabile da nessun'altra pista italiana. Abbiamo un parco verde, abbiamo il fiume Piave, abbiamo un paesaggio che ci invidiano tutti. In agosto correre a Fener è possibile, nelle altre piste no, perché ci sono 50 gradi. E quindi questo paesaggio, questa caratteristica che ha la nostra pista è ineguagliabile, e per questo ci sta aiutando a rinascere il modellismo triveneto. La gara ha decretato vincitore e campione italiano WISP 1-8 Luca Conte. Nella categoria F2 il titolo è andato a Marco Bianchi, e nella 2WD Europe Freedom Cup Federico Zugno. Infine Simone Marcon nella categoria 1-10 Europe Freedom Cup.